Durante l'estate irlandese gli erbai in acqua bassa sono al massimo del loro sviluppo e forniscono riparo per la maggior parte del pesce foraggio. Roach, bream, persici colonizzano queste aree. Nella maggior parte dei laghi irlandesi gli erbai si sviluppano su una profondità massima di 4 metri e forniscono ottime zone di caccia, soprattutto per i grossi lucci. In queste aree i predatori stazionano con la testa rivolta verso l'alto, mimetizzati nel fitto degli erbai, e sono pronti a sferrare attacchi violenti alle loro prede. In questa situazione utilizzo con successo il mio Rosmaus nella versione shallow. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, questa esca mi permette di effettuare recuperi molto lenti e di passare sopra gli erbai nello strato superficiale della colonna d'acqua. Il topo è composto da una testa in bucktail dressato su un'armatura in sughero, un'armatura passante con due ancorette e un trailer intercambiabile di diverse forme. La testa in pelo garantisce molta portanza all'esca, ne rallenta l'affondamento e le conferisce un movimento molto naturale. Inoltre il bucktail, per sua natura e per come viene dressato, dona ancora più naturalezza all'esca grazie alle moltissime vibrazioni che emette in acqua. Pesci molto aggressivi, adesso stanno mangiando molto bene, bel recupero lineare, veloce, una pausa nel mezzo, paga sempre. Come trailer utilizzo diversi tipologie di grab, singoli o doppia coda. Questo mi permette di variare la silhouette dell'esca agli occhi dei lucci e di fargli emettere più vibrazioni o meno vibrazioni. Ad esempio, un doppia coda rispetto a un coda singola emette molte più vibrazioni, mi consente anche di lavorare l'esca più lentamente negli strati superficiali d'acqua. Grazie alla mia esperienza ho selezionato negli anni diversi accoppiamenti di colore, nei tinta unita il bianco o il nero, e nei contrasti di colore il viola argento, il blu argento, nero e glow o un colore molto catturante è il blu elettrico e trailer arancione fosforescente. Una volta individuate le grandi secche erbate con l'utilizzo dell'ecoscandaglio, aiutandomi con il vento, faccio scarrozzare la barca per attraversare lo spot di pesca e in questo modo cerco di coprire il più acqua possibile con le mie esche per individuare le zone dove i grossi lucci stanno cazzando. In caso di forte vento utilizzo un'ancora galleggiante che mi consente di rallentare lo scarrozzo della barca e avere così una corretta azione di pesca. Per questo tipo di pesca utilizzo una canna da 6 piedi e 6 ad azione fast con potenza compresa tra le 2 e le 4 once, abbinato un mulinello molto potente imbobinato con un trezzato da 65 libbre. Come terminale uno spezzone di fluorocarbon crimpato da 1,2 mm e un moschettone stay lock di potenza 175 libbre. Le tecniche di recupero sono differenti e le scelgo in base all'indole e alle preferenze dei pesci. Recuperi più veloci e lineari in caso di pesci aggressivi e recuperi più lenti e pulsanti su pesci più apatici.
I recuperi lineari più veloci li effettuo tenendo la canna orizzontale parallela all'acqua e di tanto in tanto effettuo qualche piccola pausa per invogliare il luzzo ad attaccare l'esca. I recuperi più lenti li effettuo alternando piccoli colpetti con la vetta della canna, verso l'alto o in orizzontale, al recupero del filo in bando col mulinello. In questo modo la mia esca avrà un movimento poco lineare, ma molto più pulsante e scattante. Adocciato.